attimino di pazienza che dopo facciamo roba. Guarda, tolgo questa perché mi piacciono di più le altre. Adesso praticamente, Pippo, quelle carte che hai, con cui hai giocato, te le ritrovi in collezione, quindi le puoi giocare tranquillamente. Ti puoi fare anche il mazzo te proprio. Qua ho fatto una cagata però sti cazzi, cioè non mi interessa più di tanto. Allora, qua gli facciamo l'inghippo della cadrega. Anzi no, aspetta. Pia d'angulo. No, pia d'angulo. Mi metta giù un'altra carta, signor Boring. Yes. Qua il drago. Se adesso per dire tu vai in mazzi, puoi andare a vedere la tua collezione di mazzi. Esatto, adesso tu hai a disposizione quei mazzi che hai usato. Ma in più puoi anche andare in mazzi e crearti il tuo mazzo che vuoi proprio. Mazzo inteso come grimorio, come set di carte. Attenzione, non parlo di robe di carne. Intervento infligge 4 danni a creatura attaccante o bloccante. Facciamo una cosa. Guarda, vaffanculo, bloccamela, distruggi, ma me ne frega un cazzo. Che questo ha fatto il mazzo bianco o verde. Oddio, qual è il tutorial allora che hai fatto prima? Non era quello? Quello dei colori. Che anche quello, se mi sbaglio, ti sblocca roba. Volendoli puoi fare anche un'altra volta. Cioè, non sei obbligato a farli adesso. Li puoi fare tranquillamente, ecco. Soprattutto perché ti sbloccano robe. Allora, io oserei dire di fare una cosa. Sì, sì, è come si dice. Sarebbe meglio farlo così almeno ci fai su un po' la mano. Topi in culo. Secco e gnecco. Pure con la rincorsa. Ok, che paura. Però è meglio che li fai, eh. Mica sblocca anche delle robe, se non mi sbaglio, Alonor. Col... ma non sai tante meccaniche, eh. Dopo vediamo, Pepo. Dammi tempo ancora un attimino e dopo almeno una partita ce la facciamo. Che fa questo? Perché il fatto è che io ho iniziato questo draft e quindi lo devo finire. Non posso uscire e finire un'altra volta. Ah, ok, ok. Quindi per forza devo finire queste partite. Mi sono cagato addosso. Ma tantissimo proprio. In Kamigawa un altro mazzo bello è la combinazione verde-bianco, per quanto mi riguarda. Buono, sono felice, ecco. Sono abbastanza felice della mia scelta. Facciamo una cosa, hai troppe carte in mano, scartane un po', voilà. Ne tieni troppe, per quanto riguarda i miei gusti sulle robe, ecco. Attenzione. Io col 2-2 con doppio attacco, se lui mi blocca il 3-3 glielo ammazzo? No, mi sa di no. Se non erro non glielo ammazzo, perché gli farei soltanto 2. No, non attacco. No, Avatar...
Allora, Avatar o gli animali di compagnia sono soltanto cose di bellezza. Puoi scegliere tutto quello che vuoi. Volendo, puoi scegliere l'Avatar per, come dire, tendere una trappola. Magari tu scegli un Avatar che si sa che è un Avatar di una creatura bianca. Invece poi utilizzi un mazzo di un altro colore proprio. Per ingannare, ecco. Poi volendo puoi modificare anche le bustine delle carte. Che vedi questa qua c'è scritto Magic the Gathering, puoi cambiare proprio la bustina. L'animale da compagnia è giusto soltanto un animale così. E questa mi sa che l'abbiamo persa. Qua ragazzi è la prima partita che concedo perché... purtroppo non andiamo da nessuna parte, mortacci tua!